Ciao amici, bentornati o benvenuti su AVK Studio. Sono andato al cinema a vedere Knights of the Zodiac, il film dei Cavalieri dello Zodiaco che qua in America è uscito giovedì scorso. Come facevo a non parlarvene? State con me. Prima di andare avanti con questo filmato, sappiate che ci saranno degli spoiler, perché io l'ho già visto e come faccio a far finta che voi non l'avete visto? Quindi non guardate il mio video o sappiate che andate incontro a uno spoiler. Ogni volta che qualcuno va a toccare qualcosa con cui io sono cresciuto e ci fa una modernizzazione che dà luce alla cosa, ma dà anche tanto da pensare e da discutere, io c'ho il mio sangue che un pochino si ribollisce. Che non so se è italiano, ma ve lo beccate. Per partito preso, non ho letto niente, guardato niente, ho ignorato Facebook, che lo ignoro comunque, ho ignorato tutto quello che c'era attorno a questo film, finché non ho visto il film, perché non volevo essere biased, come si dice, non volevo avere dei pregiudizi. Ho preso Leo, Cami e Stella e siamo andati a vedere The Knights of the Zodiac. Da adesso fermate il filmato, e ve lo riguarderete poi in post. Prima domanda, ma si basa sulla storia di Masami Kurumada, sull'anime? Si basa sul fumetto? Si basa su qualche fumetto che non ho letto? Ecco, se si basa su qualche fumetto che non ho letto, io non lo so perché non l'ho letto. Però, se dovessi con un'astrazione panegirica temporale decidere che si basi davvero sulla serie classica, allora potrebbe essere un prequel. Potrebbe essere qualcosa che viene un po' prima della Guerra Galattica, perché nella scena finale Lady Isabel dei capelli viola dice: adesso radunerò i Cavalieri dello Zodiaco. Vabbè. Però la storia non c'entra niente con i Cavalieri dello Zodiaco, perché il cattivo non è il grande sacerdote, è la madre di lei che ha un sacco di soldi, probabilmente perché si è separata dal marito e quindi ha preso un po' di indotto da questa operazione. Ha un sacco di soldi e investe tutte le sue risorse, compresa la sua nave spaziale incredibile, per rapire Sienna e prosciugarla. Prosciugarla della santità, della atenicità. E lo fa attorniata da questi cyborg, ninja, robot, cavalieri. Ecco. Ma con tutti i cattivi che c'erano, ce n'erano tanti, ce ne sono tanti cattivi nel mondo di Kurumada, no? Ma con tutti i cattivi che c'erano, ma proprio andare a beccare una roba del genere con i ninja cyborg, che, vabbè. E poi Cassius, c'è. Cassius ha un ruolo quasi da antieroe, da antagonista, cioè la telecamera che ogni tanto fa così, però vabbè, così è. Antieroe, lui fa l'antieroe, però fa un Cassius ricostruito cyborg, un po' come l'agente Murphy in Robocop, perché non si sa. Alman the Thule, il nonno, il signor nonno, che è Boromir, lui c'è un ruolo abbastanza... Sì, si vede che ha il cash, che vuole raccogliere i cavalieri. In realtà fa su solo Seiya. E poi a un certo punto decide che la sua property, la sua mansion, doveva essere detonata, esplosa. Ha messo la vita di tutti a rischio perché aveva una bomba nascosta dentro una statua di Atena che l'ha lanciata e ha esploso tutto. Vabbè, anche lì non si è capito. L'altro nemico è Ikki, stavo per dire Phoenix, Ikki, che è un morettino che è insieme alla signora moglie di Alman the Thule, che a un certo punto si rivela come Ikki. E il fatto che ci sia un Ikki cattivo, immagino che si riferisca un pochino all'inizio della serie classica, in cui Ikki effettivamente, ancora incattivito dall'isola della Regina Nera, cerca di rubare Axia, cerca di rubare l'armatura del Sagittario e cerca di fare un po' il capo dei Cavalieri Neri, compresi gli Icchi Neri. Ecco, magari questi cyborg sono i Cavalieri Neri. Diciamo che è la cosa più vicina. Seiya viene scoperto, va ad allenarsi da Marin, quindi Castalia, che non è fatta malissimo, però gli hanno fatto nella
maschera da sacerdotessa, Silver Saint, Marine Eagle, cioè questa maschera gli hanno fatto il naso come Avatar, come quelli di, come Dino Meneghin praticamente, quelli di Avatar. E quindi è un po' sgraziata, non ha tanto i lineamenti femminili, cioè la maschera delle sacerdotesse è dolce, bella, ha i lineamenti molto aggraziati. Questa sembra uscita da una scazzottata tra Dino Meneghin e Mike Tyson, e Dino ha perso. Le armature. Allora, per esempio, le armature fanno schifo. Non c'è un altro modo di... non c'è un altro modo di dirlo. Fanno cacare le armature. Sono molto verosimili, cioè sembra che si vedano gli agganci, come se ci fosse delle fibbie di... Ma non potevano lasciarlo fare ai cosplayers. Ci sono dei ragazzi che come cosplayers fanno cose incredibili. No, bisognava andare a cambiare, fare... Seiya c'ha le spalle che sembrano uscito dagli anni Ottanta, Donatella Erezione degli anni Ottanta. Che è uscito dagli anni Ottanta, ma non così, non così. Ma quindi questo film, ma per chi è? Perché uno dice, vabbè, ma è un tentativo della Toei Animation di prendere gli americani. Allora, io sono americano, non sono americano, però sono in America da 10 anni e vi posso assicurare che al cinema non c'era nessuno. È uscito 2 giorni fa, è vero, quindi c'è tempo per fare il grande successo, però non c'era nessuno. E sicuramente una trama così poco piacevole non penso che carpisca gli americani. E questo è un momento molto prolifico dal punto di vista del cinema, perché abbiamo in uscita Indiana Jones, abbiamo The Flash, abbiamo Rise of the Beasts, il risveglio. Abbiamo Barbie, abbiamo un Teenage Mutant Ninja Turtle a cartone, abbiamo un Miles Morales Spider-Man Into the Spider-Verse, molto cartonesco anche quello, quindi è molto prolifico. Quindi fare uscire questo film in questo momento è molto rischioso, perché in America, se qua era il momento e se questo era il teatro di questo film, in America non è che proprio è un buon momento, no? E i Cavalieri d'Oro ci sono? No. C'è una scena all'inizio in cui c'è un Capricorn che combatte contro Aioloth, che c'ha in mano... sono nell'aereo, e lui ha in mano la piccola Saori, e poi viene precipitata con lui. Cioè hanno un po' cambiato la storia di come lui viene... Cioè, non c'è il sacerdote, la notte degli... Ecco, il sacerdote! Raga, il sacerdote! Ma come fai a non mettere il sacerdote? A meno che questo non sia il primo episodio di una lunga serie. Ma alla fine, per chi è questo film? Allora, se sei appassionato di Saint Seiya, hai una reazione come la mia, cerchi di capirci qualcosa, e alla fine ti dici, vabbè, è un altro film. Potevo non vederlo, l'ho visto, tenevo $11, però vabbè, li ho spesi, ho passato una serata con i miei figli. Gli americani che non li conoscono, non è un buon modo per farli conoscere un film di merda, è un film brutto. Chi è un pochino appassionato perché si ricordava un pochino il cartone, magari non è un collezionista di modellini o di fumetti, però si ricordava il cartone da piccolo, questo dice, ma io mi ricordavo, ma che cosa c'entra? Quindi neanche per questo va bene. Non è come tra... Allora, io spezzo una lancia a favore di Michael Bay, avete capito bene. Perché comunque, a chi non conosceva i Transformers o a chi ci si stava un attimo appassionando, ha dato qualcosa, hai voglia se ha dato qualcosa. Ma nel caso di Knights of the Zodiac, mi dà solo un mal di testa. Mi dà solo un mal di testa. Sapete qual è stata la parte più bella di tutta la serata di ieri? Avevo di fianco Leo, guardavamo i trailers. Alcuni... Non è un film proprio per bambini questo, non è. Ho portato una bambina di 3 anni e uno di 5. E Leo mi diceva, "There are too many guns." Detto da un texano. Ci sono troppe pistole, papi, ha ragione, sono Saint Seiya, non è Call of Duty Saint Seiya. Quindi la parte più bella è stata quando durante i trailer vediamo il risveglio Rise of the Beast e lei a un certo punto nel silenzio della sala si alza e dice, papi, jazz! E io ho detto, no Leo, è Mirage. C'è qualcosa di buono in questo film? Allora, sarebbe stupido dire che non c'è. Alcuni combattimenti corpo a corpo sono fatti bene.
Sono un po' alla Matrix, sono molto alla... pescano molto dal filone dei combattimenti, dei film di arti marziali, alla Jackie Chan, a tutto quel filone che non è troppo noto nell'Occidente, però gli attori e gli effetti speciali di questi combattimenti di arti marziali sono veramente ben fatti. La location dove Seiya si allena, molto mistica, onirica, con queste pietre che non cadono, rotano, questa testa della statua che si sta sgretolando o si sta ricomponendo, non si capisce, ma come se non ci fosse gravità. Ecco, a me quello è piaciuto molto. Mi sembrava molto grande tempio, un grande tempio più mistico, più marziano. Mi è piaciuto tanto quello. Spero che questo video apra un po' le danze per una serie di commenti, andiamoceli a leggere. Vi prometto che farò una live nelle prossime settimane in cui siete tutti invitati a parlare di questo. Mi rendo conto che sia un po' presto, perché in Italia esce tra una settimana forse, quindi quando ve lo siete visto venite qui, mi commentate, organizziamo una live tutti insieme, tutti invitati, chi vuole entrare entra, chi non vuole entrare non entra, chi se ne frega, e ne parliamo. Ma il mio giudizio su Knights of the Zodiac è che è una maestosa, potente, clamorosa, incredibile cacata. Continuiamo a crescere senza mai diventare grandi.